Salve a tutti i popoli di sport e benvenuti in questo nuovo video. Oggi concludo praticamente questo percorso che abbiamo fatto insieme, durate diverse ore fondamentalmente, perché ho parlato, per ogni video erano circa 40 minuti, 25, 20, 18, 17 a seconda minuti, quindi svariati minuti, però mi è piaciuto perché ho potuto portare quello che è il mio sapere trascritto praticamente in forma scientifica, anche abbastanza semplificata, su delle sbobine fondamentalmente, portarlo a voi, renderlo fruibile a voi. Questo è un blocco di un esame, di un corso di laurea che dura 5 anni, quindi mi rendo conto che è comunque qualcosa di abbastanza vago, però naturalmente se a questo ci abbiniamo anche dei principi di fisiologia, di medicina interna, medicina generale, di patologia clinica, di fitness, di anatomia, eccetera eccetera, vi rendete conto che il quadro è molto più completo, giustamente. Ora però ci sarebbe da dire anche altre due cose, però sono cose veramente troppo tipo la scala di Tinetti, i test motori, il TUG, il time up and go, insomma sono praticamente test che si fanno, eccetera eccetera. Sarebbe più bello, ecco, sarebbe bello, ecco, più completo, scusatemi, farveli vedere in campo. Quando si potrà, organizzerò, vi ripeto, con degli ospiti, eccetera eccetera, e quindi cercherò di spiegare meglio tutto quanto. Però adesso mi ritrovo nella condizione di farvi delle domande io a voi, no? La prima su tutte è: veramente pensate che un ragazzo che esce da un corso X, ok, per quanto possa essere valido a livello italiano e internazionale, questo corso X possa sostituire o comunque possa prendere il posto, possa schiacciare dal punto di vista culturale, dal punto di vista di studio, eccetera eccetera, una persona che ha studiato 5 anni le stesse cose, le ha approfondite, viscerate, le ha sezionate, le ha analizzate da ogni punto di vista? Mi spiego meglio. Io queste sbobine qua sono circa 28 pagine ed è praticamente un riassunto di circa di, non mi ricordo se 16 o 18 ore di lezione, ok, grosso modo, all'università, le stesse università da dove escono i dottori, le stesse università da dove escono i medici, da dove escono gli psicologi, da dove escono i giudici, da dove escono gli infermieri, eccetera eccetera. Questo però è qualcosa che io per un esame ho letto una volta e l'ho dato, cioè nel senso ho letto una volta e lo sto preparando, perché già le so fondamentalmente queste cose. Perché? Perché io dietro queste 28 pagine, dietro le 16-18 ore della professoressa, avevo 5 anni di studio, ok? 5 anni, non 2 settimane, 2 fine settimana, 3 fine settimana, una masterclass, no, 5 anni di studio, ok? Non che io sia migliore di altri, però sinceramente quando mi vedo nelle palestre dei ragazzi dove dicono no, ma io sai sono un personal trainer, sì, ok, dove hai studiato? Ah no, ho fatto il corso di personal trainer. Ma dove l'hai fatto? Online, va benissimo. L'ho fatto così, va benissimo. L'ho fatto lì 2 fine settimana, 3 fine settimana. Mazza, personal trainer, va benissimo. Io un discorso del genere già l'avevo fatto in un altro video, dove facevo la differenza tra i brevettati e chi ha studiato e ha la laurea. Senza nulla togliere ai brevettati, grande impegno, grande tutto, c'ho un sacco di amici brevettati, anch'io sono un brevettato. Però io affianco i miei brevetti, che mi sono costati circa 2000 euro, vi dico chiaramente, 2000-2002, una cosa del genere, io ho abbinato sempre lo studio individuale, sempre lo studio universitario. Ora, io ho fatto i corsi di PT, mi sono stati utili perché mi hanno fatto capire determinate cose, mi hanno aperto la testa su altre, mi hanno fatto vedere in un'ottica diversa alcune componenti, però mi rendo conto che molte volte vengono tralasciate alcune componenti, come queste citate nel corso di questi video,
e di conseguenza nulla, e usciranno dei brevettati che sapranno fare le cose in maniera generica, sapranno fare le cose fatte magari anche bene, ma quando gli capiterà per esempio un soggetto iperteso e cardiopatico, oppure andranno in panico, oppure guarda, io sono un soggetto bradicardico, oppure soffro di bradipnea. Era miseria, chissà che cos'è. Semplicemente magari quel soggetto ha fatto per anni una vita da maratoneta, è venuto in palestra per mettere un pochettino più di massa muscolare, per essere un po' più tonico, insomma, eccetera, eccetera. Uno va in panico perché non sa di quello di cui stiamo parlando, ok? Oppure prevenzione primaria, secondaria e terziaria, di che cosa è, che cos'è. Oppure, ancora meglio, i MES, magari lo possono sapere, comunque, perché è il metabolico, è l'equivalente metabolico. Oppure, per esempio, i soggetti ipertesi, l'abbiamo detto prima, i soggetti diabetici e così via, i soggetti con deficit di postura, dismorfismi, paramorfismi, i soggetti in gravidanza, c'è scritto anche questo, ve lo faccio vedere perché mi... Le donne in gravidanza, metto a fuoco. In gravidanza, il video su questo non l'abbiamo fatto perché preferisco farlo fare magari come un'ostetrica, però c'è, l'abbiamo dovuto studiare. Oppure vengono persone che, non lo so, vogliono vedere gli esercizi di Kegel per le donne in gravidanza, e tu che cosa gli dici? Non me l'hanno fatto fare al corso. E no, non è così. Per questo, vedere 5 anni, per me sono 7 perché sto facendo altri 2 anni aggiuntivi per un'altra specialistica, e vedere praticamente poi le palestre che sono piene di gente brevettata, dà un po' fastidio. E poi vi dico un'altra cosa, ragazzi, e sempre rispetto alla vostra risposta, commentate qui sotto, parlate, ok? Secondo voi, no? Dopo che abbiamo detto che l'attività fisica ha dei tempi di risposta sul soggetto di 8 settimane, 10 settimane, 12 settimane, ok? La perdita di peso è 450 grammi, ok? Ogni settimana, no? Cioè proprio... Voi mi spiegate come 13 kg all'anno, voi mi spiegate come è possibile che un soggetto X che sponsorizza una data marca, non dico, faccio nome e cognomi, viene e dice no, con questa perde 10 kg in una settimana, quando dei deficit calorici ben bilanciati sul fabbisogno calorico giornaliero fanno perdere 450, mezzo chilo a settimana, ok? Con un totale di magari 13 kg in un anno, perché poi sono le spese di plateau, eccetera, eccetera, tu vieni 10 kg in un mese? Ragazzi, io vi dico, se volete una dieta, i soldi che la date a queste persone, perché fanno pagare magari un'alimentazione completa a senso loro, 100-200 euro insomma, con tutti i prodotti, i prodottini, milk eccetera, tutti gli shake eccetera eccetera, dati 60 euro 70 euro ad un nutrizionista, ad un dietologo, ad un dietista, e vi fate fare un'alimentazione su quello che dovete fare veramente ad persona, cioè nel senso proprio su di voi, come un vestito, come un salto vi cucirà l'alimentazione. La stessa cosa per l'allenamento. Ah, ma io mi alleno con i video su internet, mi alleno con i video su Instagram. Va benissimo, non è che stai facendo male. Però quella su Instagram, lo sa che tu, per esempio, hai una scoliosi o un'iperlordosi, o sei incinta, oppure un asma di primo livello, oppure sei diabetica, lo sa? O magari hai un problema alle ginocchia, hai un varismo, un valgismo delle ginocchia. Lo sa? Non penso. O magari hai dei problemi strutturali, oppure dei deficit coordinativi. Ti controlla la postura, quella su Instagram o su YouTube, non ti controlla niente. Ok, tu la segui, dici wow, guarda che bel fisico, a te magari non succede niente, perché magari quella fa vedere che fa 4 esercizi in croce, c'ha un fisico della miseria, tu magari che fai gli stessi esercizi in croce non hai risultati. Chiediti il perché. Perché dietro uno studio, dietro una scheda pagata, dietro una programmazione pagata, ok, 50-60 euro, non ci sono i 20 minuti che io perdo a farti la scheda di allenamento, o del nutrizionista, del dietologo, eccetera, eccetera, che perde magari quell'oretta, quei 40 minuti a farti la scheda di alimentazione.
No, ma per 40 minuti si è pagato 60 euro. Ho capito, ma dietro quei 40 minuti ci sono 5 anni di studio più un'abilitazione all'esame di Stato, ok? Quindi ci sono come minimo 15-20 mila pagine da studiare. Una laurea, ok? Anzi, due lauree, che la c'è la triennale, la specialistica, e l'abilitazione, ed è iscritto all'albo di biologi. Stessa cosa per un dietologo, perché vabbè, il dietologo che è addirittura medico c'ha, lasciamo stare, quante pagine, mila pagine. Stessa cosa per un soggetto, per esempio come un kinesiologo, che quando ti prescrive comunque, somministra un allenamento, ha 5 anni di studio e altrettanti anni di pagine studiate a sfogliare, eccetera, eccetera, a studiare. Quindi, quello che voglio fare passare con questo è che quando vi promettono allenamenti, alimentazioni miracolose, quando vi promettono il sacro graal del benessere fisico, sappiate che non esiste nessun sacro graal se non quello dell'attività fisica costante e dell'attività fisica regolare e fatta con criterio, abbinata in stretta correlazione con l'alimentazione, con un'alimentazione corretta e con il riposo, giustamente. Ok? Ragazzi, io spero che il discorso sia chiaro, spero che nessuno si possa sentire giudicato da questo punto di vista, però semplicemente volevo dire la mia, perché mi piace studiare, mi piace arricchirmi, mi piace anche portare qualcosa, tralasciare, lasciare un segno, ok? Ma soprattutto mi piace che la gente dall'altra parte capisca che quando si chiedono dei soldi o per una programmazione, oppure ho visto un mio carissimo collega che si è laureato poi successivamente in scienza della nutrizione, ha pubblicato su Facebook una cosa carina dicendo che dopo una visita un paziente gli ha detto: ma perché ti paghi? Ho detto: no, lo facciamo gratuito, così è un'opera di beneficenza, apriamo uno studio di nutrizionista, insomma, per la nutrizione, eccetera, eccetera, lo facciamo così, per la beneficenza, perché vogliamo portarlo, eccetera, eccetera. È ovvio che mi pago, perché dopo che ho studiato 3 anni di scienze motorie, ho fatto tutto quanto quello che dovevo fare per entrare alla specialistica di scienze della nutrizione, abilitazione e tutto, è normale che mi pago, è normale che una scheda la faccio pagare 70 euro, 80 euro, ok? Un'alimentazione. Piuttosto che pagare 200 euro per la marca X di integratori, shaker, pilloline magiche, eccetera, eccetera, ma rimane sul divano e dimagrisci. Sono cavolate, per non dire altro. Dietro qualcosa che si somministra, si dà, si consiglia, eccetera, eccetera, ci deve essere, vabbè, questa è una dispensa, ci deve essere un libro, ci deve essere uno studio, ci deve essere un'abilitazione, se no è praticamente un abuso di professione, ci deve essere qualcosa che è pensato, è ponderato. Quindi ragazzi, io spero che qualcuno di voi possa dare risposta a queste due domande, che una era inerente se il brevettato è più o meno migliore, insomma, se è diverso effettivamente da chi ha studiato fondamentalmente 5 anni, 7 anni, e invece se è giusto, insomma, com'è possibile che in 5 giorni, in un mese, una settimana, in 20 giorni, eccetera, eccetera, si perdono 13 kg quando la bibliografia, 13 kg di grasso, quando la bibliografia internazionale arriva a questo punto, dice tutt'altro. Ripeto, i chili si possono perdere anche più chili al mese, e su questo non c'è dubbio. L'importante, ragazzi, ricordate sempre che stiamo parlando di chili di grasso, quindi è la qualità. E la qualità della perdita di peso, che non è uguale a tutti. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ripeto, mi è piaciuto molto affrontare questi argomenti con voi, con questo format particolare. Lo rifarò assolutamente sì, anche con dei cenni di alimentazione. Parlo di cenni di alimentazione perché, come detto poco prima, io non posso né prescrivere né indurvi a fare diete particolari, eccetera, eccetera. Io quello che posso fare, ed è quello che faccio in ogni video, è: consultate i professionisti del settore, non fatevi aiutare dall'amico, del cugino che fa il carpentiere, però occasionalmente prescrive anche diete. Io ho un amico carpentiere, è bravissimo, voleva dimagrire e è andato a un nutrizionista. Il carpentiere fa benissimo il suo lavoro, il meccanico fa benissimo il suo lavoro, il chirurgo fa benissimo il suo lavoro, il kinesiologo fa benissimo il suo lavoro, ognuno, il giudice fa benissimo il suo lavoro, ognuno deve fare benissimo il proprio lavoro. Detto questo, ragazzi, io spero che il video sia stato chiaro, diretto e recepito. Aspetto commenti
contrari oppure di accondiscendenza rispetto a quello che è stato detto poc'anzi. Detto ciò, ragazzi, io vi lascio un bel saluto da eSport e come al solito vi invito a iscrivervi sulle pagine Instagram e Facebook info.sport.fit, iscrivervi in basso, trovate la campanellina, i link per l'iscrizione ai canali social li trovate tutti quanti in descrizione. Detto ciò, ragazzi, buon allenamento da eSport, ciao.